Dunque siamo a Nazareth. Il testo biblico dice che a Nazareth Gesù era cresciuto. Non dice dove era nato. Venne a Nazareth dove era cresciuto. Perché è importante questa osservazione? Perché Gesù viene chiamato Gesù di Nazareth. I cristiani inizialmente vengono chiamati Nazareni. Già nella comunità nascente si faceva confusione e si pensava che Gesù fosse nato a Nazareth. Per questo motivo Matteo specifica, alla fine del capitolo secondo, che Gesù è nato a Betlemme e viene chiamato Nazareno perché è andato ad abitare là, non perché sia nato là. Lo dice con chiarezza. Oggi voi trovate alcuni scrittori, qualcuno anche, se mi permettete la battuta, non del mestiere, cioè non esegeta, che propugna l'idea che Gesù non sia nato a Betlemme, ma sia nato a Nazareth. Questa opinione viene espressa anche da alcuni biblisti con estrema prudenza, con tutti i condizionali necessari, perché normalmente si metteva il nome della città di nascita a un personaggio di un certo rilievo, Giuseppe di Arimatea, Maria di Magdala, Gesù di Nazareth. Solo che nel caso concreto Nazareth non era la sua città natale. E noi lo troviamo, ripeto, in Matteo, come vi ho detto prima, ma anche in questi piccoli particolari. Nazareth dove era cresciuto, non dove era nato. Per cui io personalmente non ritengo minimamente fondata quella ipotesi che alcuni miei colleghi fanno circa la nascita di Gesù a Nazareth. Non è fondata, proprio perché i testi parlano in maniera diversa. Ora, se tu leggi i testi e hai un elemento che si fonda sul testo, bene, ma se hai un elemento che si fonda sulla tua ipotesi, la tua ipotesi dove è fondata, è meglio che tu questa ipotesi la metta da parte, perché il problema è sempre avere un qualche cosa che si può dimostrare. Qualche volta la si dimostra con certezza, altre volte la si dimostra con alcuni punti di domanda. Gesù è nato probabilmente il 6 avanti Cristo, matematicamente certi neanche dopo morti. Abbiamo molti elementi che ci portano a dire questo, ma non abbiamo la certezza. Che Gesù sia nato a Betlemme abbiamo una certezza sia in Luca sia in Matteo. E in questi casi occasionali, chiamiamoli così, si specifica che lì era cresciuto, non era nato. Una seconda caratteristica che troviamo in questo testo era che Gesù andava a messa la domenica, cioè era solito, secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga. Il culto del sabato per Gesù era un punto di riferimento assoluto, era la sua consuetudine. Ora, questo dato è molto importante. Cerchiamo di capire il perché. Quando noi studiamo i testi, soprattutto il parlato di Gesù, ci si accorge che il parlato di Gesù ha nello sfondo sempre un testo veterotestamentario. Anche quando lui deve parlare del regno di Dio che sta mostrando alla gente, a questa gente a cui si rivolge fa sempre appello a qualche brano dell'Antico Testamento. Come mai? Studiando qual è il culto sinagogale, siamo riusciti a capire una cosa importante. Il culto sinagogale è fatto in maniera molto semplice. Si trovano obbligatoriamente solo i maschi, se ci sono le donne meglio, ma non sono obbligate. C'è una preghiera iniziale, poi ci si siede, c'è la lettura della Torah come prima, cioè un brano del Pentateuco, che veniva chiamata Parashah, poi c'era un secondo brano che veniva chiamata Aftarà, ed era un brano pescato o dai testi profetici o dai testi storici. Ed era un brano che aiutava a illustrare il brano del Pentateuco, la Parashah. Dopodiché c'era una breve omelia, o lunga omelia, che si concludeva sempre con un'attesa del Messia, un qualche cosa che continuasse a alimentare l'attesa del Messia. Dopodiché c'era la preghiera finale e tutti a casa. Nel pomeriggio chi voleva si ritrovava in sinagoga a discutere quello che era stato detto al mattino, perché durante l'omelia si tace. Quindi si prega, si ascolta la parola di Dio, si ascolta il commento, si tace, si prega, si chiude. Pomeriggio si dà la stura a tutte le critiche, ai punti di domanda e alle risposte e alle discussioni. Questo noi lo conosciamo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 6. Ora, se noi recuperiamo questi interventi parlati di Gesù, noi riusciamo a ricomporre quale fosse il lezionario della sinagoga. Questo è un dato molto importante, che vuol dire che Gesù non è che parlasse a braccio, lungo le colline, i prati, sulle rive del fiume o del lago. Questi sono avvenimenti che sono capitati, ma hanno qualche cosa di eccezionale. Normalmente Gesù parlava nella sinagoga e prendeva la parola durante l'omelia. Questo ci aiuta a capire che cosa? Che fondamentalmente Gesù, dentro alla celebrazione liturgica, proclamava il regno di Dio. Senz'altro lo proclamava dopo anche fuori, su questo non c'è dubbio. Ma la cosiddetta normalità non è il fuori, è il dentro la sinagoga, dentro il momento di preghiera, dentro il momento di ascolto della parola, perché quello di per sé sarebbe il momento più adatto per entrare nella logica di Dio. Non sono, come vi ripeto, esclusi tutti gli altri momenti di cui abbiamo ampia testimonianza, ma l'ordinarietà è la sinagoga. Gesù di solito faceva così. Perciò noi abbiamo, nel parlato di Gesù, una specie di breve riassunto delle omelie che lui faceva. Se i sacerdoti volessero imparare a fare l'omelia, dovrebbero leggersi il Vangelo e vedere il parlato di Gesù, dove c'è un'idea centrale. Se voi notate, nel parlato di Gesù difficilmente ci sono tante idee. Quando ci sono tante idee, fermatevi un momento e potete avere benissimo il sospetto che sia una composizione dell'Evangelista. Voi leggete i 5 grandi discorsi di Matteo. Questi 5 grandi discorsi sono la composizione di più interventi che Gesù ha fatto in più luoghi e in tempi diversi. Matteo ha preso, li ha uniti, e ha fatto 5 discorsi estremamente coerenti, ma con tanti concetti. Gesù normalmente punta su un concetto madre da cui poi fa derivare alcuni altri concetti, ma uno solo è il perno della sua riflessione, uno alla volta. Entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Anche questo è un dato importante. Gesù sapeva leggere, sapeva scrivere, conosceva le lingue, perché il testo ebraico viene sempre in sinagoga tradotto in aramaico. Quindi leggeva e traduceva. L'omelia veniva fatta in aramaico, ovviamente. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto Isaia 61, i primi due versetti neanche completi. Qui voi avete a livello storico la vocazione di questo profeta anonimo. Il libro di Isaia è scritto da 3 profeti diversi. L'Isaia classico, che tutti conosciamo, quello che abbiamo letto in questo periodo liturgico, il Deutero Isaia di Babilonia e il Trito Isaia, che sarebbe un raccoglitore di altre profezie di altri profeti anonimi del post-esilio. Lui dà un bel ordine, ma anche lui profeta, descrive se stesso così: lo Spirito del Signore è sopra di me. Naturalmente Gesù commenta questo brano riferendolo a se stesso. Cosa dice questo brano? Beh, dice una cosa importante. Parla per la prima volta di questo lieto annuncio, cioè del Vangelo. Lieto annuncio vuol dire Vangelo. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore. L'anno di grazia sarebbe l'anno giubilare, l'anno in cui, secondo la teologia biblica, si ripristina tutto come all'origine. Il giubileo nel mondo ebraico aveva il compito di restituire le terre, secondo l'antica divisione di Mosè, a tutte quante le tribù. E quindi tutte le compre vendite venivano annullate e si riportava il territorio al possesso originale. Gli ebrei che erano schiavi per debiti venivano liberati e ritornavano possessori delle loro tenute. Prigionieri venivano lasciati liberi, c'era insomma questo senso del incominciare da zero un'altra volta. Perché fosse stato istituito questo anno giubilare è difficile dirlo, molti pensano perché non si creasse il latifondo. La terra è di Dio, non è degli uomini, e quindi avere grossi possedimenti terrieri non è secondo la volontà di Dio. Tutti devono avere il necessario. Ogni 50 anni si ripristina questa logica. Gli ebrei sono stati liberati dall'Egitto. Se qualcuno si è messo nei pasticci per colpa sua, viene liberato anche da questo. Concetto dunque è ricominciare da capo. Gesù dice: io sono stato mandato qui per ricominciare da capo. Questo è fondamentalmente l'idea. E affinché questa mia missione sia credibile, ci sono questi fatti, i miracoli e l'insegnamento. Ed infatti noi abbiamo miracoli ed insegnamento. In questo brano noi abbiamo anche un altro elemento molto importante, la cosiddetta interpretazione della scrittura. Alla linea 21, al versetto 21, allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. All'epoca di Gesù era molto diffuso un metodo di esegesi chiamato Midrash Pesher. ma era molto diffuso non a Gerusalemme, ma era molto diffuso a Qumran. I cosiddetti Pesharim, cioè questi libri che contengono questo tipo di commento della scrittura, sono stati trovati solo a Qumran. Però stranamente noi troviamo un Gesù che sta adoperando questo metodo. Se voi avete prestato attenzione durante questo periodo liturgico alla lettura di Matteo, avete trovato con una certa frequenza: questo è avvenuto perché si adempisse. Questo è il concetto del Midrash Pesher. Maria meditava queste cose nel suo cuore, le comparava. Questo è il metodo del Midrash Pesher. Pesher vuol dire adempimento. Ricerca Midrash. Midrash Pesher, ricerca dell'adempimento. Questa metodologia è stata adoperata moltissimo dalla Chiesa nascente. Per questo motivo molti sospettano che Gesù sia stato un discepolo di Qumran, Giovanni Battista un discepolo di Qumran e via di questo passo. Scordatevelo, non è così. Che però la Chiesa nascente avesse dentro di sé molti qumramiti convertiti, questo sì, questo è provato da alcuni dati. Quella bella preghiera che viene messa in bocca a Maria Vergine, il Magnificat, ha dei legami molto forti con la letteratura di Qumran. Quella bella preghiera che viene messa in bocca al papà di Giovanni Battista, Zaccaria, Benedictus, ha molti legami con la letteratura teologica di Qumran. Quella breve, stupenda preghiera che viene messa in bocca a Simeone quando prende Gesù in braccio, anche questa ha dei legami letterari teologici con Qumran.